E questa sera ciascuno di noi deve comprendere che Dio lo ha chiamato per nome. E se è qui è perché Dio lo ha chiamato. Poco importa il modo come ognuno di voi è stato chiamato, come è giunta questa notizia al vostro cuore, tutte le circostanze che hanno favorito la vostra venuta qui, il fatto è che Dio vi ha chiamato questa sera per il grande viaggio. Dobbiamo allora benedire Dio perché ci ha scelti, poteva anche non sceglierci, invece ci ha scelto Lui. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E con questo senso di gratitudine che voi, carissimi fratelli, state iniziando questo viaggio, che si profila un viaggio meraviglioso, come tutti i grandi viaggi organizzati dallo Spirito Santo. Tante volte noi ci confondiamo, come facciamo, cosideremo, quale equipaggiamento useremo, chi saranno le persone che ci aiuteranno, ma tutto questo appartiene allo Spirito. È lo Spirito che organizza, perché il gruppo è dello Spirito Santo, non è né mio, né vostro, né di nessuno. Lui ci ha chiamati fin dall'inizio qui, Lui organizza le nostre riunioni e Lui ha organizzato questo seminario. Noi siamo tutti Suoi servitori. Prima di entrare nel vivo del tema, io voglio, come preambolo, dirvi due cose. La prima cosa che voglio dirvi è questa, che noi intendiamo parlare non alla mente, ma al cuore. Non è un insegnamento come gli altri insegnamenti. Non è tanto una catechesi la nostra, ma è un'esortazione viva, fatta nello Spirito Santo, nella forza dello Spirito Santo, ed è come dono di Dio, come carisma di Dio, che noi esercitiamo. È Lui che per bocca nostra vi esorta caldamente. Come diceva Paolo nella lettera ai Corinzi, capitolo 5, o il 6, seconda lettera ai Corinzi. Per cui noi pensiamo più che parlare alla mente per erudire, vogliamo parlare al cuore per muovere, per fare penetrare la parola di Dio, la luce di Dio, e per spingervi a seguire colui che vi chiama. Per cui il tono che noi diamo a questo nostro intervento carismatico è il tono dell'esortazione calda, parlata al cuore di Gerusalemme. Io e gli altri che mi seguiranno parleremo al vostro cuore. Parleremo nel nome del Signore per fare penetrare la parola che dà la vita, per smuovervi e per illuminare la vostra mente, muovere i vostri passi dietro colui che vi chiama nel grande viaggio. Seconda cosa, noi abbiamo dei temi che svolgeremo, i temi carismatici, per queste 7, 8, 10 lezioni che faremo. Però
come preambolo è bene che io vi prospetti quali sono le quattro colonne su cui si fonda il carigma, cioè la vita cristiana, il fondamento della vita cristiana, cioè le quattro colonne della nostra santa fede, perché i temi che noi svolgeremo saranno articolazioni di queste così quattro fondamentali verità che sono alla base della vita cristiana, cioè della fede cristiana vissuta. Quali sono queste quattro colonne? Che l'ossatura fondamentale del nostro credere e sentire cristiano. Prima colonna, il nostro Dio è un Dio che ama. Tutte le altre immagini di Dio che noi ci siamo fabbricati o che gli altri ci prospettano vanno rimosse. Dio è carità, Dio è amore infinito. Sarà un tema specifico, però è sempre un tema fondamentale. Dio è l'amore assoluto, che alle volte viene presentato come padre, alle volte viene presentato come madre, alle volte viene presentato come sposo, alle volte viene presentato come pastore che pasce il suo gregge. Poco importa come viene presentato questo Dio amore, ma quello che più è necessario sapere è che il vero volto di Dio, se un volto possiamo dare a Dio, è questo: Dio è amore. Sarà anche giudice dei vivi e dei morti, sarà quello che volete. Di Dio si possono predicare le cose più alte. Dio è l'essere perfettissimo, Dio è l'infinito, Dio è la sapienza, Dio è la luce, Dio è la vita, tutte cose vere, esatte. Però il volto che noi diamo a Dio è quello che Dio ha detto di se stesso quando si è rivelato: io sono colui che c'è, io sono l'amore, Deus caritas est. Noi chiamiamo questa definizione di Dio una definizione dinamica, cioè Dio vivo, perché c'è una definizione essenziale, statica diciamo, ed è quello che disse Dio: io sono, questo è il mio nome in eterno, cioè io sono il presente, io sono l'essere, colui che c'è. Questo lo vedremo dopo. Però la definizione dinamica di Dio, il Dio vivo, il Dio in cui crediamo, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Dio nostro, è Dio amore. Seconda grande verità: l'uomo, creatura di Dio, e nello stato in cui ci troviamo, peccatore. Cioè l'esistenza del peccato nell'uomo, nel mondo. L'uomo è creatura di Dio, però lo stato in cui egli si trova è che l'uomo è peccatore. L'esistenza del peccato che sovrasta sull'umanità. Per cui l'uomo è creatore di Dio. Dio ha creato l'uomo. Noi dipendiamo da Dio, siamo in relazione così dialogico con Dio, perché Dio è persona
noi siamo persone, Dio ci ha creati e noi apparteniamo a Lui, Lui è il dominatore, il Signore nostro, però noi, nello stato in cui ci troviamo, per il peccato del nostro progenitore, siamo dei peccatori bisognosi di essere salvati. Terza grande verità, Dio che ama noi, Dio che amore, per salvarci ha inviato il suo figlio Gesù Cristo, per cui Gesù Cristo, figlio di Dio, è l'inviato da Dio per la salvezza dell'uomo, cioè Gesù è il salvatore dell'uomo, l'unico salvatore dell'uomo. L'uomo ha bisogno di essere salvato e per questo ha bisogno del Salvatore. E siccome l'unico Salvatore è Cristo, e allora il rapporto dell'uomo di oggi con Cristo è essenziale. Senza di Cristo non c'è salvezza. E quarta grande verità. Gesù, il Salvatore, a tutti quelli che lo riconoscono per proprio Signore e Salvatore, dona lo Spirito Santo, perché possono vivere da figli di Dio, rinati a vita nuova per l'opera della salvezza operata da Lui. Cioè l'uomo senza lo Spirito Santo non può vivere più da salvato. Ecco allora che Cristo, a chiunque lo riconosce come suo Salvatore e Signore, dà lo Spirito Santo, perché l'uomo possa vivere la vita nuova, la vita filiale, i figli di Dio, e ritornare a Dio suo Padre, immergersi in Lui che è l'amore. Sono queste le quattro colonne su cui si sostiene tutta la dottrina, tutta la prassi, tutto il culto della vita cristiana, cioè il credere, l'esprimere nella preghiera e nella liturgia la fede, il vivere cristianamente, l'operare cristianamente. Tutto questo poggia su queste quattro colonne fondamentali. Fatto questo preambolo, ecco, entriamo subito nel primo grande tema. Dio ti chiama. Dio è colui che chiama. Lui è. Lui è. E chiama all'esistenza coloro che non sono. Tutto ciò che non era è chiamato da colui che era, che è e sarà per sempre. Colui che è per sempre, perché è essenziale che sia, è Lui, l'essere. E Lui per amore, siccome l'amore è effusivo di sé, chiama. Dona l'esistenza. Dona la vita, dona la gloria sua. Ecco allora che Dio chiama all'esistenza, Dio chiama alla grazia, Dio chiama alla gloria. Dio chiama all'esistenza tutte le cose. Le ha chiamate nella parola che pronuncia dall'eternità, che è il Figlio suo, che è il fondamento di tutta la creazione, come detto benissimo nel prologo di Giovanni, cioè prologo al Vangelo, e nel prologo di Paolo nella lettera ai Colossesi. Tutto quanto esiste è stato creato in Lui e per Lui, la parola eterna. Egli disse
e le cose furono. Si significa disse, pronunciò la parola, il Verbo, ed è nel Verbo che egli fa esistere tutte le cose, e le fa esistere per amore. E allora Dio, uno e trino, crea le creature, quelle che lui vuole, e le cose chiamate all'esistenza sono perché lui ha voluto che siano. Ha creato così le piante, gli animali, ha creato tutto l'universo, l'abbiamo visto con le opere della creazione, ha creato le stelle, gli astri, le galassie, ha creato questa terra e ha creato infine l'uomo. È il concentrato, diciamo, di tutta la creazione, è il microcosmo. Microcosmo significa piccolo mondo in cui si racchiude il macrocosmo, il grande mondo. Ed lo fece a sua immagine e somiglianza. Gli diede cioè l'immagine sua, la sua somiglianza, per cui l'uomo è il riflesso di Dio, perché nella sua intelligenza, nella sua volontà, riflette Dio. E essere personale come Dio è persona, Dio è il tuo creatore, egli ti ha creato ad immagine e somiglianza. Poi, quando fece tutte le cose, mediante il soffio dalla tua bocca, ti ha dato lo spirito vitale, dopo averti formato di terra, con le due mani, come dice Sant'Ireneo, la mano del Verbo e la mano nello spirito, il Padre ha creato l'uomo guardando il Figlio, perché ad immagine del Figlio egli ha creato l'uomo. E siccome il Figlio è immagine del Padre, tu, Figlio di Dio, porti l'immagine di tuo Padre, per cui Dio ce l'hai dentro di te, nella sua immagine. Dio al sesto giorno dimorò nell'uomo, prese la sua dimora nell'uomo. Riposò dove? Nel cuore dell'uomo, sesto giorno. Il numero perfetto è 7, dice il Papa, nell'enciclica del Dies Domenica, cioè del giorno del Signore. Il numero 7 è il numero perfetto. E allora nell'uomo, creata al sesto giorno, alla fine del sesto giorno, che numero imperfetto, l'uomo denota in se stesso la tendenza verso il 7, verso Dio, per cui l'uomo è completo in Dio, pienezza del settimo giorno. Nel cuore dell'uomo c'è la dedita a Dio, alla sua completezza, però già l'uomo porta in se stesso l'alito di Dio e diviene dimora di Dio. Dio riposò. Al sesto giorno, dove riposò? Nel cuore dell'uomo. Vedremo come l'uomo fece uscire Dio dal suo cuore. Dio abbandonò la gloria del suo tempio, come dirà più tardi Ezechiele. La gloria di Dio uscì dal tempio, dalla dimora, e andò lontano, però la gloria di Dio ritornò nel tempio quando venne lo spirito che era nell'uomo, lasciò l'uomo col peccato, ma poi con la grazia
ritornò lo spirito di Dio nell'uomo e l'uomo divenne di nuovo dimora di Dio, però proiettato nel Verbo verso il Padre perché in Lui trovasse la sua pienezza. E allora l'uomo, tu, fratello, sorella, tu, Giovanni, tu, Teresa, tu sei stato chiamato da Dio all'esistenza. Poteva nascere, poteva anche non nascere. Poteva nascere anche pietra, poteva nascere fiore, poteva nascere animale, invece ti ha fatto uomo. Non sei stato tu a scegliere di nascere, ti ha scegliere di nascere uomo. E di nascere in tale epoca, tu non hai scelto niente perché non esistevi, tutto dono di Dio. Io sono colui che sono, ognuno di voi può dire, perché Dio mi ha voluto. Importante questo. Questa verità ti libera dei complessi di inferiorità, dei complessi di ripudio. Se tuo padre o tua madre non ti hanno per caso voluto, Dio, tuo padre, ti ha voluto. E lui che ha scelto tuo padre e tua madre, per vie giuste, vie traverse, volenti o volenti, poco importa, ma Dio ha voluto che tu esistesse. Perché per cui tu sei uno voluto da Dio. Egli mi vuole, egli mi ha voluto. Egli mi vuole, questa è la grande gioia nostra, mi ha voluto Lui, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma Tu mi hai voluto, Signore. Per cui se Tu sei qui, se Tu hai un nome, è perché Lui ti ha voluto e ti ha dato il nome. Tu porti il nome che te ne ha dati i tuoi genitori, ma il vero tuo nome lo sa Lui e ti sarà rivelato nell'ultimo giorno, quando entrerai in cielo, quando ti sarà dato la pietruzza bianca dove è scritto il tuo nome con cui ti chiamerai in eterno. Ancora non conosci questo nome. Il nome che tu porti è un nome convenuto dagli uomini. Bello, nome battesimale, ma non è il nome definitivo. Il nome comporta la così la quiddità della persona, la essenzialità della persona, chi sei veramente e a che cosa per cui. A quale missione Dio ti ha destinato? Perché Dio ti ha chiamato alla vita e ti ha dato questo nome. Il nome è la definizione della persona. Questo nome lo riceverai in una pietruzza bianca, un bellissimo diamante, immaginate, brillantissimo, con inciso il tuo nome, che tu solo conosci, è il Padre tuo, e con cui egli ti chiamerà in eterno. E allora, quale gioia nel tuo cuore! Dio mi ha voluto! Io non sono venuto per caso, io non sono il risultato di elementi, di cromosomi, di geni, di altre materie che si sono coagulate, no! Io sono qui perché Dio mi ha voluto persona come Lui, perché io dialogo con Lui, perché io sia capace di amarlo, di capirlo e di rapportarmi con Lui. Per cui l'uomo è nato in posizione dialogica. Tu sei qui
per dialogare con il tuo Dio, il tuo Creatore, come il Verbo, il quale era pros con Theon, era dirimpetto a Dio, di fronte a Dio. Tu sei di fronte al tuo Dio. Sei di fronte al tuo Dio. Tu guardi il volto di Dio. Il volto di Dio si imprime in te, nelle profondità del tuo essere. Per cui il volto di Dio è dentro di te. Questo tu sei. E per questo devi gioire. Questa sera devi saltare di gioia. Devi saltare di gioia. Dio mi ha voluto. Dio mi ha creato. Io sono suo figlio. Egli è mio padre. Secondo punto. Dio ti ha creato, ti ha dato la vita, ti ha chiamato alla vita terrena, alla vita nel tempo, ma Dio ti ha chiamato a un'altra vita, più grande di quelle che ti ha data la vita nel tempo. Ti ha dato la vita eterna, una vita molto più importante della vita terrena. Ti ha dato non soltanto di essere sua immagine, sua somiglianza, ma ti ha creato suo figlio. Ti ha chiamato nel suo figlio ad essere suo figlio, come lui. Per cui tu in Gesù lo puoi chiamare padre. Padre veramente, per cui sei erede della gloria di Dio. Ti ha creato in Cristo figlio, amico, per cui tu puoi considerarti tu chiamato alla grazia, chiamato alla fede, come chiamato a una seconda vita molto più importante della prima vita, ma certamente la prima vita, quella che tu hai come creatura umana, è la base della seconda vita. Non ci sarebbe la seconda vita senza la prima vita. E già quando Dio ti ha dato la prima vita, prevedeva darti la seconda vita, quella eterna. E allora la tua gioia deve essere doppia, perché Dio non soltanto mi ha chiamato la vita, ma ha chiamato la fede, mi ha chiamato la grazia, mi ha chiamato ad essere tuo figlio, mi chiama figlio, figlio mio sei tu. E tu lo puoi chiamare padre. Questo essere figlio di Dio è un titolo per te. Titolo di onore innanzitutto. Titolo di onore. Chi sei? Sono figlio di Dio. Chi è tuo padre? Dio. Sei figlio del re. Sei principe di casa reale. Appartiene alla famiglia divina. Questo è titolo di dignità. Quando qui sulla terra noi abbiamo i titoli onorifici di Sua Maestà, Sua Altezza Reale, ci scappelliamo. Qui invece, altro che scappellarci, uno ti dice: chi sei? Sono Sua Altezza Reale il Duca di Aosta. Sono Sua Altezza Reale Giovanna di Bulgaria, Enrico di Bulgaria. La parentesi, l'altra volta è venuto a trovarmi Enrico di Bulgaria, Margi Faragi è venuto. Lui con la principessa sua moglie a chiedere una preghiera ed era in mezzo alla folla. Chi sei? Sono Enrico d'Assia, pretendente al trono di Bulgaria, figlio di Mafalda, regina. Bene, sono raccolto con lui. Chi è costei? Questa è la principessa, non so come si chiamava, mia consorte. Lui cominciò a piangere,
chiedeva una preghiera di guarigione interiore. La principessa cominciò a piangere, chiedeva una preghiera di liberazione, mescolata in mezzo agli acque. Ecco, chiusa la parentesi, parole per dire persone ragguardevoli. Un'altra volta è venuta la duchessa d'Aosta qui, l'ho fatto aspettare due ore, seduta in una panca, prima ho servito i poveri, poi ho ricevuto Sua Altezza Reale la duchessa d'Aosta, accompagnata dalla marchesa di Spedalotto, ad aspettare 2 ore. Era in mezzo alla folla. Si annunziarono, c'è Sua Altezza Reale la duchessa d'Aosta, ben aspetto benissimo. Passarono 2 ore e poi lo ricevette. Chiusa la parentesi, questo ho voluto accennare, perché noi crediamo un titolo d'onore di essere a testa, di essere Sua Eminenza, Sua Eccellenza, ma quando tu dici chi sei tu? Sono figlio di Dio, sono principe di casa reale e nella tua testa invece scritto cittadinanza, stirpe celeste, stirpe divina. Questo è la realtà. Sei di stirpe divina, hai la natura divina, sei di stirpe divina. Questo titolo onorifico ci induce ad avere rispetto gli uni per gli altri, perché l'ultimo bambino in mezzo a noi è stirpe divina, è figlio di Re, è figlio di Re, figlio di Dio. Allora rispetto per noi, rispetto per gli altri, è un certo senso di dignità. Perché senso di dignità? Perché, come dicevano gli antichi, c'è una legge delle 12 tavole, chi sa di latino e di storia latina può capire, una delle regole, delle norme delle 12 tavole, era questo: dum Roma est romano vivit o more. Se sei a Roma devi vivere secondo la legge romana. Ora, se tu sei figlio di Dio devi vivere secondo la famiglia divina. Dunque è un titolo esigitivo a doppio senso. Esigitivo da parte tua, se te sei figlio del Re Eterno puoi esigere da Dio l'aiuto. Padre Eterno, mio Sovrano, mio Re, io sono tuo figlio, domando questo, e il Padre, già che tu hai il titolo esigitivo, ti darà quello di cui hai bisogno. Ma anche esigitive da parte di Dio. Se tu sei figlio, comportati da figlio. Per cui questo senso della propria dignità è molto bello, è libera dalle depressioni, libera dalle depressioni. Non mi vuole nessuno, più bene, io sono nulla, io non conto, tutti sono avanti di me, io sono l'ultima persona, non mi guarda nessuno, non sono nulla, sono una schifezza. No, sei figlio di Dio. C'è un titolo di me, sei stirpe divina, familiare di Dio, come dice la scrittura, della famiglia di Dio, familiare di Dio. E tutti devono rispettarti. Un uomo in grazia di Dio è molto più importante del più grande monarca, del più grande magnate di questa terra, perché è familiare di Dio.
può venire l'imperatore del Giappone, può venire Clinton, Bonaparte, e dirmi io sono questo, io sono questo, io sono quell'altro, ma io sono figlio di Dio, sono più importante di te. Ora questo ti toglie dalla depressione. Quando tu fai tua questa verità, tu gioisci, che me ne importa se sono un pezzente, se sono da mangiare, se gli altri mi disprezzano. Dopotutto sono figlio di Dio, sono familiare di Dio, ho tutti i diritti acquisiti e nessuno me ne può togliere, a meno che io non mi crei una degenerazione, non mi faccia degenere e mi faccia togliere l'eredità, i diritti accumulati, i diritti sanciti. Ma finché io mi comporto come figlio di Dio, nessuno, tantomeno Dio, non potrà togliere questo diritto. Terzo punto, Dio ti ha chiamato non soltanto alla dignità di essere familiare di Dio, ma ti ha creato alla gloria, alla gloria. C'è lo sviluppo, il terzo sviluppo della vita, la vita della gloria. Non tutti quelli chiamati alla grazia sono chiamati alla gloria. Sì, nel piano di Dio è così, come scritto proprio nel prologo agli Efesini, e come scritto pure nella lettera ai Romani, quelli che Dio da sempre ha conosciuto, li ha amati, li ha giustificati, li ha glorificati. Oppure, come scritto agli Efesini, benedetto sia il Padre del Signore Gesù, sia benedetto con ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Egli ci ha scelto prima della creazione del mondo. Prima della creazione del mondo, noi eravamo nella testa del Padre Eterno. Da allora abbiamo cominciato ad esistere nel grembo di nostro Padre, il grembo eterno. Noi siamo eterni nel grembo del Padre Eterno. Vivevamo. E Dio ci ha chiamati ad essere santi, immacolati al suo cospetto, per essere lode della sua gloria. Siamo chiamati alla gloria, siamo chiamati ad essere cittadini del cielo, però dobbiamo meritarlo vivendo bene la grazia, nella seconda vita che ci è data. E dobbiamo glorificare Dio ed esultare, perché abbiamo già le premesse della gloria futura. Abbiamo la caparra, cioè lo Spirito Santo, che è la caparra dell'eternità gloriosa in cielo. Abbiamo il sigillo di appartenenza allo Spirito Santo, per cui abbiamo già la gloria dentro di noi. Voi siete figli di Dio e voi ancora non lo conoscete, lo dite, lo siamo realmente, ma quali saremo un giorno? Lo vedremo nell'ultimo giorno. Però già noi sappiamo che siamo figli di Dio e saremo nella gloria di Dio un giorno dell'eternità. Tutto questo deve riempirci di gioia. Questa serata è la serata della gioia. Dio mi ha chiamato, Dio mi ha voluto, Dio mi ha dato la grazia, mi ha dato suo figlio. Egli mi ha chiamato alla gloria, fin dall'eternità. Io sono nato nel grembo di mio Padre e resterò col Verbo di Dio nel grembo del Padre. Ancora un poco, io morrò, ma mi ritroverò nel grembo del Padre, nella gloria eterna. Questa è la mia sorte, questa è la mia chiamata. Quale gioia, quale gioia, quale gioia. Ecco, adesso ci fermiamo un momento, perché a questa chiamata generale che interessa tutti, dobbiamo così far subentrare delle chiamate particolari. E faremo precedere queste chiamate particolari da un bel canto, un Dio, una volta Dio, chiamo Abramo,
Poi nel tempo chiamò Davide il suo eletto, una volta chiamò Samuele, una volta chiamò Mosè, una volta chiamò Isaia, una volta chiamò Geremia. E quando venne il figlio di Dio, cominciò a chiamare Pietro, Giacomo, Giovanni. Andò in una casa e disse, Maria, e la sorella Marta diceva, il maestro ti chiama, sentiremo questa voce. Ma per il momento io mi fermo, un minuto di silenzio per meditare sulla chiamata di Dio e poi innestiamo il canto. Samuel, Samuel, che Dio si chiama, il giovinetto. Se contate più di 60 volte viene pronunziato Samuel. Perché questa voce? Samuel, Samuel. È Dio che chiama. Nella vocazione generale, nella chiamata generale alla vita, alla grazia o alla gloria, si innestano le chiamate particolari. Dio chiama ciascuno di noi a compiere una missione particolare nella vita. E dobbiamo avere sempre davanti ai nostri occhi questa chiamata particolare, perché rientra nel piano di Dio. Se c'è un pittore che compone, oppure un compositore che compone, mettiamo, con i tasselli una grande immagine, per esempio la cappella qui che abbiamo qui a Palermo, Palazzo Reale, oppure Cefalù, oppure Monreale, la volta, tutto formato di tasselli, c'è il volto. Ci sono piccoli tasselli di diversi colori, di diverse forme, tutti insieme formano l'immagine del volto. Tutto il Duomo di Monreale, la volta, le pareti, sono tutti tasselli. Tasselli con patina d'oro e con diversi colori. E di più, tutte le scene sono formate da tasselli. Il compositore ha avuto il disegno nella sua mente, poi lo ha messo in carta, ovviamente l'ho eseguito con i tasselli. Ogni tassello va al suo posto. Così ha fatto Dio. Dio ha un piano. E ognuno di noi è un tassello nel piano di Dio. E ognuno deve essere quel tassello che Dio vuole che sia. Perché Dio ci ha chiamato in libertà e ognuno di noi deve obbedire a Dio. E che noi guastiamo il disegno di Dio e Dio deve ricomporre continuamente. Perché noi guastiamo il disegno di Dio. Allora siamo chiamati noi a vivere quella missione e a stare in quel tassello, in quel posto,
per compiere la funzione voluta da Dio, soltanto l'immagine. Allora Dio, per esempio, chiama Abramo, che era Abramo, era un uomo che viveva in uno dei Caldei, un uomo ricco, ricchissimo. Suo padre si chiamava Tarel. Ur era una grande città per quel tempo. Parliamo di 2000 anni avanti Cristo. E Dio un bel giorno gli dice: esci, esci dalla tua terra e va. E Abramo obbedisce a Dio, lascia quello che conosce, ma non sa dove Dio gli fa sbattere la faccia. Che cosa? Tu conosci quello che lasci, ma non sai quello che ti aspetti, quello che verrà. Ma ha fede, Abramo, in questo Dio che lo chiama. Ed esce lui dalla casa di suo padre Tare, e va dietro Dio che lo chiama, lui con tutta la sua famiglia, le pecore, i cammelli, tutto, parte. E Dio si rivela giorno per giorno, giorno dopo giorno. Qui non stiamo a riferire, perché il tempo è breve, stiamo a riferire la chiamata di Abramo, meravigliosa, incredibile, fino al momento in cui gli nasce il figlio, un vecchio, oltre 100 anni, sua moglie Sara aveva 90 anni, poi Dio gli comanda di uccidere quel figlio, però gli dice: oh, uccidimi tuo figlio, però da lui nascerà una grande progenie, tutto il mondo sarà benedetto in lui, guarda le stelle del cielo, guarda l'arena che è sulla riva del mare, conta se puoi contare, tutti i tuoi figli saranno così numerosi, se l'ammazzano. Non va per ammazzare il figlio, però crede che da quel figlio che sta ammazzando nasceranno tanti e tanti figli, saranno benedetti tutte le gente. Da quel figlio nascerà il Salvatore del mondo. E crede, crede, nostra Madre Maria, santa, la promessa fatta da Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria crede come credette Abramo. Così anche nel Benedetto se lo troviamo, Zaccaria, la promessa fatta da Abramo. Un bel giorno Dio chiama Mosè, era un pastore di pecore non sue. Le pecore dietro, era un fuggitivo, uno che aveva perduto la sua identità, non era né ebreo né egiziano. Era nato in Egitto, da ebrei, ed è stato allevato alla corte del faraone, era un dotto, ma era diventato così un pastore. 40 anni, per 40 anni fece il pastore. 40 anni visse in Egitto, 40 anni nel deserto, a 80 anni Dio lo chiama a compiere la missione. Si poteva vedere prima, no. Mosè, Mosè, che si chiama, vedeva il rovetto al vento, ardeva e non si consumava. Mosè, Mosè, poi si avvicinava, fermati, levati i sandali, perché la terra che sapresti è santa. Chi sei tu? Chi sei tu? Sono il Dio di tuo padre. Il Dio di tuo padre. Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Chi gli svela la missione? Ti manda in Egitto. Presso i tuoi fratelli. Deve liberarli. E come ti chiami? Che mi credi? Ah, come ti chiami? Che cosa dovrò dire? Mi crederanno. Ti crederanno. Non so parlare. È un po' così. Sopra me.
troverai tuo fratello Aronne. Ma chi sei tu? Yahweh. Sono colui che sono. Come? Dirai così. Colui che è, cioè io sono, mi manda. Questo nome è eterno per me. Così Mosè va, compie la protezione. Mosè è l'uomo solo. Sempre trova ribellione attorno a lui. E resti isolato, muore solo come un cane, diciamo. Sempre solo, sempre rinnegato, sempre sedizione. Sedizione in Egitto, come già della Bibbia, già cominciata in Egitto, amore di guerra. Sedizione nel deserto, sedizione in famiglia, fino a sua sorella, la profetessa, si ribellò. A lui, Aronne, tutti si ribellavano a lui, si rimase solo, solo. Anche Dio lo punì, non lo volle nella terra promessa, dopo 40 anni, poveretto, morì solo, solo compagno. Lui che aveva visto Dio faccia a faccia. Ecco, compie la sua missione. Un giorno chiama Davide, un altro giorno chiama Isaia, si trova nel Tempio, vede Dio e vede la sua impurità davanti a Dio, che si sente puro. Una parente succede Dio. La prima cosa che nota è la sua indegnità, la sua impurità. Uno vorrebbe sprofondare. Veramente visto Dio, perché tante volte noi vediamo, ma quale Dio è Dio? Vediamo Gesù Cristo, vediamo profeti, tutte cose sentimentali. Se noi vedessimo Dio, sprofonderemmo per terra. Quando Isaia si incontrò con Dio, ahimè, sono un uomo impuro. In mezzo a un popolo impuro io abito, ahimè! Il Signore lo purificò col fuoco che ardeva sotto il trono di Dio. Anche Pietro, quando vide Gesù, Signore allontanati da me che sono peccatore, allontanati da me, altro che abbracciarlo. Allontana me perché sono un peccatore. San Francesco, quando vedeva Dio, vedeva Gesù, si sentiva il più grande peccatore del mondo e voleva essere calpestato. Diversamente da noi, i quali crediamo di vedere Dio, di abbracciarlo, tutto noi, bello, tutto, nostra, non è quel Dio. Se tu vedessi Dio, sprofonderesti per terra, ti sentiresti nulla, un verme, davanti alla faccia di Dio, chi può resistere? Allora, quel Dio che vedi, bisogna dubitare se sia veramente Dio, o non sia un pasto della tua mente, un desiderio del tuo cuore. Chiusa la parentesi. Dio chiama. Quando il Verbo di Dio venne in questo mondo, cominciò a chiamare. Pietro, fascio, vieni dietro di me. E Pietro lasciò. Poi incontrò Giovanni, Giacomo, fuori. Lasciate le rete, venite dietro a me. Ma oltre, entra in una grande città, Capernaum, e vede Matteo, il capo dei pubblicani, il capo delle sattorie comunale, cittadina, che cavastava del denaro,
riscuoteva denaro, cambiava valute. Matteo, lascia tutto, vieni e seguimi, e lascia tutto. Così anche nella nostra vita. Dio chiama Francesco, Francesco vieni. Francesco va, chiama Chiara, Teresa. Chiama, chiama i grandi e chiama i piccoli. Ognuno di noi ha una chiamata. Chi è chiamato ad essere padre di famiglia, chi essere avvocato, chi essere medico. Queste poi le grandi chiamate, non sono le chiamate civili, ma le chiamate religiose, perché Dio ha un progetto per ciascuno di noi. Tu sei chiamato ad essere sacerdote, tu sei chiamato ad essere vescovo, ad essere papa. Tu sei chiamato questa sera ad essere nella tua mente dello Spirito. È una tua chiamata. Non è chiamato onorevole quello di Dio. Dio ha un progetto su di te. Tu devi rispondere a Lui. Non puoi andartene poi per conto proprio, quasi che Dio non ti avesse chiamato. Perché ognuno si santificherà nel luogo in cui è stato chiamato e in quella missione a cui è stato chiamato da Dio. Comunque ognuno di noi ha una sua chiamata. Anche tu, fratello, sorella, hai una chiamata di Dio, una chiamata particolare. Dio ti indicherà, cammin facendo, quello che vuole da te. È chiaro che tu realizzerai nella tua missione terrena la missione, diciamo, celeste, che tu hai davanti ai tuoi occhi. Devi fare la volontà di Dio, giorno per giorno, nel luogo dove sei stato chiamato. Ognuno deve perseverare nella vocazione in cui è stato chiamato e deve realizzare la sua chiamata alla vita, la sua chiamata alla grazia, la sua chiamata alla gloria, facendo bene quella missione, diciamo, terrena, che Dio ha affidato a lui perché il suo piano sia completo. Oggi Dio ti chiama. E chiudo con quella bella frase con cui Marta invitava Maria, sua sorella. Il Maestro è qui e ti chiama. Fratello, sorella, Pietro, Giovanna, Teresa, il Maestro è qui e ti chiama. E Maria corse ai piedi di Gesù, si accoccolò i suoi piedi. Anche noi, chiamati per nome, questa sera ci accoccoliamo ai piedi di Gesù, nostro Dio, sulla terra. E diciamo, Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore Gesù ti rivelerà giorno dopo giorno quello che gli vuole da te. Ti rivelerà il suo piano di amore. Tu camminerai con lui nella vita. Dio ci chiama e che tante volte noi facciamo vecchi lamentanti. Noi non ascoltiamo, molto si ascolta la voce del Signore, non voler indurire il tuo cuore. Segui colui che ti chiama, sta vicino a lui come Maria, sta accoccolato ai suoi piedi, egli ti svelerà il suo piano di amore. Ogni giorno sta vicino a lui, cammina con lui, ed egli ti realizzerà. Amen.